Salve, sempre salve la terra amatoriale. Vi ho fatto vedere quel cartello, pubblicità, anche io mi faccio pubblicità, ma a me piace la pubblicità. Perché non mi piace? La pubblicità interrompe i programmi, che sono i programmi più importanti, più interessanti che fanno. Che fanno le varie televisioni. La pubblicità che fa Forum non la gradisco per niente, perché mentre il Giuccio sta parlando, la ragazza dice: un attimo, dobbiamo mandare la pubblicità. Già questa è una dimostrazione di poca educazione. Non è che si interrompe un programma per la pubblicità. Non sarebbe più semplice, più facile iniziare col dire: questo programma che andrà in onda è pubblicità, la pubblicità la fa la ditta Pinco Pallino. Ma quando ha finito di parlare, vi è stata offerta la pubblicità dalla ditta Pinco Pallino. Tutto qua. Che ci vuole per fare questo? Non ci vuole niente. Però non interrompe un programma, chiaro? Allora, adesso mi metto i capelli. Pubblicità. Buongiorno signori, mi sono messo i capelli. Ecco, mi piace col capelli o senza capelli? Senza capelli, io non me lo trovo. Grazie. Ho fatto pubblicità. Ho fatto la mia pubblicità. E a voi piace questo tipo di pubblicità? A me. Io se devo parlare, devo dire le cose che devo dire, non devo rompere le scatole a nessuno. Chi mi vuol sentire mi ascolta, chi non mi vuol sentire passa un altro canale, un canale stampa. Pensi che anche quando io abito in un ovile e certe volte passo nel canale, quando io li fermo, dice: ma dove andare? No, noi camminiamo, noi siamo canali, quindi ci incanaliamo altrove e se ne vanno per il cavolo. Questo là. Allora, a me la pubblicità non mi piace. A parte il fatto che se tutti fossero come me, che io quando vedo la pubblicità me lo ricordo, questa è la pubblicità di Giovanni, non compro il prodotto di Giovanni. Questa è la pubblicità di Nicola, non compro il prodotto di Giovanni. Sì, perché a me la pubblicità piace, mi fa passare la volontà di comprare quella di Giovanni. Dice: ma tu sei strano. No, io sono io. Se voi non la pensate come me, agli occhi miei, gli strani siete voi, non io. Allora, la pubblicità, ho detto, io la penso così. Però adesso parliamo di cose un po' serie. Qual è la cosa più seria? L'italiano si deve ancora accorgere che ciò che sta facendo il governo va a danno del pubblico. Se voi esaminate con attenzione ciò che dice Drago, che dice Nicola, che dice quell'altro, non capite niente, sembra che tutti ci vogliono aiutare. E come ci aiutano? Aumentano le tasse. Questa è la vera pubblicità che fanno. Ci aumentano le tasse. Io alla mia età pago le tasse che devo pagare, perché è giusto che le tasse si paghino. Si pagano in base al tuo reddito. E va bene. Se io prendo 10 e uno se lo prende lo Stato, va bene. Ma quando io prendo 10 e 8 se le prendo lo Stato, va malissimo. Insomma, altrimenti io per andare avanti ho fatto i debiti, altro che pubblicità. Allora la mia pubblicità è: se continuare a fare così, io faccio i debiti, chiaro? E non pago più. Le tasse non le pago più. Perché? Perché sono troppe, rispetto. Allora adesso stanno dicendo, però
stiamo cercando di ricomporre i mutui. E questo è vero. Io questo argomento l'ho approfondito ed è vero. Anche se devi compilare il modello numero 1, il modello 2,5, il modello numero 3, il modello numero 42, poi c'è il modello numero 100, che quello poi ti manda gabinetto, il numero 100 ti manda gabinetto. Tutte queste belle cose per me non sono, per me cittadino, come tutti gli altri cittadini, non va bene. Allora, volete veramente aiutare? Dite, il mutuo viene sospeso per 8 anni. Ma questo lo Stato, che è indebitato fino alla cima dei capelli, non lo può fare. Perché altrimenti si mette lo Stato nella condizione di aumentare i debiti. Già ce l'hanno, non so quanto. Non so manco leggere il numero di quanti miliardi, cioè di debiti. Però adesso ci aiutano, sì. Adesso l'Austria ci dà 2.000 euro. La Francia ce ne dà 1.500, la Germania ce ne dà, cioè, ci stanno aiutando. E questi soldi che arriveranno, a cosa serviranno? A pagare i politici. Ma non questi soldi, i cittadini li vedranno. E perché siamo in Italia? Non sanno che siamo precisi. Noi in Italia siamo precisi. È una nostra capacità, non siamo precisi, soprattutto a suonare il piano. Noi suoniamo il piano, siamo artisti, musicisti. Non esce nessuna musica, però siamo noi. Avete sentito una risata, non riusciamo. Persino gli uccelli hanno imparato a ridere, qua a casa mia. Io insegno gli uccelli a ridere, perché c'è droga, mi metto a fare il comico. E quelli si mettono a ridere, soprattutto quando faccio la registrazione. Quelli sono uno, due, tre, mi pare. Due pappagalli, uno che non so che cosa. Io sono Cardellino, le cose già. Io sono Cardellino. Quelli di sopra si sono la metà. Dici no, tu sei pappagallo, Cardellino siamo noi. E già stanno facendo un po' di discussione, tanto che ho dovuto cambiare le gambe. Ho messo in Cardellina quel che diceva il Cardellino. Allora quello diceva, no, noi siamo canali. E io domandavo, ma voi le canali le conoscete? E sono delle isole canarie. E quello mi ha risposto, ma non c'è qui. Vabbè, ma grazie di rispetto. Mi volevo tirare il collo, però poi ho detto, che sono uccellini, poverini, sono uccellini piccolini. Aggiungi quello che invece mi cercassero bene. Comunque, per me va tutto bene. Però la pubblicità deve essere fatta in maniera da non disturbare chi guarda. Però si può fare, non dico annullate la pubblicità, se no avrebbe detto per farlo. Però questo programma viene offerto dalla ditta Giovannelli e compagni. Finitela il filmato in quello che stavano facendo. No? Il programma, non mi veniva la parola programma. Finito il programma, questo programma è stato offerto dalla ditta di quelli di prima. Allora uno va a vedere, dice, ah, è perché se l'ha scritto, va bene, ah, questo l'ha detto Giovanni del Combatto, ho capito. E quindi, allora, tanto è una pubblicità discreta, ma che io, mentre sto vedendo forum, lo seguo, ma perché lo credo? Perché la mia veste mentale giuridica, voglio capire, quando il giudice dà le sentenze, oggi per esempio non l'ho sentito, proprio nel momento è venuta una persona, non mi ricordo che mi ha distratto,
probabilmente era. Ma è la camera, quando viene, viene a posto disturbato. Quando capisci che mi sto interessando a un programma, lei viene, accende la luce, spegne la luce, prende gli uccelli, li butta fuori, faccio quello che gli viene in mente a lei. Dice tu perché la sapporti? La camera. Senza la camera. Senza la camera, che fa? Si dorme a terra. E invece, io ho detto, è la camera. E dice, si offende, non ci viene più. E io poi, senza la camera, che faccio? Allora, quindi, se voi siete d'accordo, vedo che molta gente mi segue, molta gente, forse più di quanto io merito. Però, se voi mi vedete, mi volete ascoltare, non vedete, mi volete ascoltare, io voglio d'accordo, vi ringrazio. Intanto ringrazio sempre coloro che mi seguono, ultimamente lo vedo. Io tra l'altro faccio una specie di percentuale. Se in Italia ci sono 60 milioni di esseri umani, se io prendo 5 voti, se 5 voti su 60 milioni, non è uno scherzo. Per me sono parecchi, moltissimi. E quelli che non mi ascoltano, li ringrazio lo stesso. Se mi vogliono ascoltare, mi ascolto. Se non mi vogliono ascoltare, non mi ascolto. Io non mi ascolto. Questo è poco, mi assicuro. Un salve, terra bugiana.